Ministro Vital, consigliere per gli affari turistici dell'ambasciata israeliana, la soddisfazione per questo premio ricevuto oggi? È veramente grande soddisfazione. Io da quando che sono arrivata più di 5 anni fa impegno tantissimo per promuovere il turismo GLBT verso Israele, ma anche di rafforzare tutti gli impegni che stanno facendo qua, perché è un turismo importante. Chi non sa, su ogni euro che si investe un turista GLBT si ritorna almeno 2 o 3 euro, allora già un investimento importante che il mercato deve sapere. E poi il futuro, noi in Israele abbracciamo tutti, il nostro turismo è un turismo aperto. Abbiamo anche ospitato quest'anno l'Eurovision Song Contest, ogni anno il nostro Pride di Tel Aviv a giugno cresce in più. Quest'anno sono stati oltre 250.000 abitanti, turisti che sono arrivati da tutto il mondo per festeggiare l'amore, per festeggiare l'amicizia, festeggiare la libertà. Israele è apertissima e siamo molto lieti e contenti che il convention sarà anche l'anno prossimo, così possiamo collaborare in più per fare più legami tra Tel Aviv e Milano, che sono anche città gemellate. Esatto, Israele è un paese molto europeo, Milano e Tel Aviv città gemellate. Cosa li accomuna Milano e Tel Aviv? Prima di tutto è l'apertura della gente e poi non come a Milano, non abbiamo una spiaggia meravigliosa. A Tel Aviv c'è anche una spiaggia dedicata alla comunità GLBT, comunque per tutti, ma la libertà, l'apertura che ognuno può amare chi vuole, camminare mano a mano con chi vuole, questo è forte. Poi Milano e Tel Aviv sono entrambi città capitali culinarie. In Israele si mangia benissimo, poi si torna con qualche chilo in più. Siccome che Israele ha accolto popolazione da tutto il mondo, i nostri piatti sono una festa di gusti, di sapori, di profumi, e anche Milano in un modo è molto eclettica. Poi sono vicinissime, meno di 4 ore si può viaggiare da Trakua a là. Noi aspettiamo tutti i turisti per festeggiare l'amicizia, l'amore e la libertà in Israele a Tel Aviv. E sono contentissima e auguro tanto successo a Milano, e questo è veramente un grande orgoglio. Grazie mille. Grazie ancora, complimenti. Grazie.